Bentornata sul mio canale. Oggi mi trovate in una location diversa perché sono qui per portarvi una facsimile yoga challenge chiamata Flexing Challenge. Proprio è simile alla yoga challenge, soltanto con chiamata in un altro modo. È in collaborazione con una ragazza che si chiama Maria Chiara Spinelli, che saluto. Ciao Maria Chiara, un bacione grandissimo, iscrivetevi al suo canale, vi lascio il link qui sotto in descrizione. E ti ringrazio tantissimo per tutti i complimenti che mi hai fatto sul tuo video, grazie, grazie ancora. E niente, iniziamo subito con la challenge. Allora, la prima posizione è semplice. Mi metterò qua qui sopra, di qua, non so, l'immagine comunque. Allora, la prima è così, a parte che vi ricordo che ho un mal di schiena, ma tralasciamo un po' questa cosa. Ah, ecco qua. La prima è così, semplice, no? Semplice. Ok. Poi la seconda invece è così. Facciamo il verso proprio della foto. Anche questa semplicissima. Poi dopo ci abbiamo, oddio, questa tu pensa che mal di schiena che ce l'ho stasera. Allora, è così. Mamma mia che male, oddio. Siamo una vecchia, ce ne presenti quelle vecchie, è uguale. Poi quest'altra invece, così. Ecco, questa più di così non riesco a fare, cioè è diversa, ma io più di questo non riesco a fare. Oddio mio, cioè proprio in questo periodo fare questa challenge è stata una cosa da pazzi. Allora, quest'altra ce la dovrei fare invece. Allora, questo così. Sì, dai, più o meno è così. Ok. Ai, che c'è il pavimento. C'è una formica. Queste sono le mosse che io, cioè le azioni che devo fare per alzarmi dal letto. Tutte le sette volte che mi ci metto. Poi mi metto più dietro, se no non mi vedete più la faccia. Così. Partorirò un giorno. Sì, partorirò dalla schiena però. E poi quest'altra. Ah, il ponte lo sapete fare voi? Io sì, perché ho fatto ginnastica artistica. Ma comunque lo so fare. Quindi, aspetta, non mi ricordo più l'immagine, ok? Cioè, sto sforzando la schiena in una maniera tremenda. Non è vero, non è così. Se mi scivo faccio una botta. Così. Ecco qui. Oddio. Spero sia uscita perché non ho proprio visto come è venuta, che era impossibile. A vedere. La candela, quanto mi piace farla. Allora, così. Oddio, oddio. Aspettate, come mi vedete? Mi metto un po' meglio. Ok. Ecco qua. Non so com'è per la candela, mi rilassa. Ma questo non è una scena, solo che mi piace farlo. Che basta. Ok, poi. Ah, questo è semplice. Più o meno, dai. Più o meno, diciamo che è così. Io in realtà sono una ragazza molto sciolta, cioè nel senso, questo qua io riuscivo a farlo mettendo indietro le mani tantissimo, ma a parte che non sono più allenata, poi con questo mal di schiena sembro un tronco. Poi ci avrò mai? Bah. No, ce la posso fare, ragazza. Non vorrei nemmeno rompermi qualche gamba quando si inizia dall'estate. Ma è molto difficile. Ok, raga, non ce la faccio a farlo.
Aspetta, mi prendo il ginocchio. Guarda. Mo cambio braccio. Che magari con l'altro sono più stabile. Ecco qui, ciao! Trauma. Trauma. Poi. Così. Ok. Andiamo con l'ultima, che questa dovrei farcela. Dovrei. Così. Allora. Giù. Dopo tagliarlo qua, se no chiarire. Questa su. Questa diga. Cioè non può essere, è troppo semplice. Ah ecco, mi mancava la difficoltà, se no. Così, no. Ok, per qualche secondo. No, questa in teoria mi sa che non. Ecco, così. Sì, sì, sì. Fatta. E quindi vai. Sono riuscita a superare questa flexible challenge. Ragazzi, se il video vi è piaciuto e vi ha fatto strappare un qualche sorriso, lasciate un bel pollicino in su, scrivetemi qui sotto i commenti se il video vi è piaciuto. Ringrazio ancora Maria Chiara per la collaborazione fatta insieme, un bacione grandissimo, mi raccomando iscrivetevi al suo canale, e se volete altre yoga challenge oppure flexibili, scrivetemi qui sotto i commenti. Sto morendo di fiatone, mal di schiena assurdo, ma ok, un bacione grandissimo e al prossimo, ciao ragazze.